Amici di Terre, Sapori e Vini, ancora in vostra compagnia con i nostri viaggi, le nostre avventure, i viaggi attraverso le belle località italiane, i loro prodotti, le eccellenze, le tipicità. Siamo tornati in Lombardia, tornati in provincia di Brescia, a Montichiari, e con me c'è la signora Kenda che ci racconterà dove siamo arrivati, perché questa è una dimora storica, pensate, del Settecento. Kenda cara, vogliamo raccontare a loro dove ci troviamo e che cosa offriamo? Certo. Vai. Siamo a Palazzo Novello, che è appunto un palazzo storico che risale al Settecento e che è stato trasformato in un hotel. Un hotel di 18 camere, comunque quindi di piccole dimensioni, e con un'atmosfera e una gestione familiare. Siamo infatti io e mia sorella che ci occupiamo di tutto, di tutti gli aspetti, e con l'aiuto ovviamente di qualche collaboratrice, certo. Perché poi è tutto al femminile qua. Era lì che volevo arrivare, possiamo dire che comunque è un'attività al femminile? Ah, decisamente, ecco, bello decisamente, questo. Sì. E quindi appunto abbiamo la fortuna di trovarci comunque in un paese che è Montichiari, che ha una posizione strategica rispetto al lago di Garda, ma anche e soprattutto alle città di Verona, di Mantova, di Brescia, e poi i nostri ospiti che tendenzialmente ci utilizzano, anche se il verbo magari... Vabbè, però insomma è appropriato per comprendere quello che vogliamo dire. Esatto, come base per ogni giorno andare poi alla scoperta, diciamo, di tutto ciò che ci circonda. Effettivamente in pochi chilometri avete la bellezza paesaggistica del lago di Garda, che è uno dei posti più belli d'Italia, e poi le grandi città d'arte come Verona, Mantova, ma anche la stessa Brescia. Abbiamo detto tutto alla femminile, insomma una bella attività, una bella esperienza di vita, no? Cosa dici? Assolutamente, sì. Mi sembra sì. Che le cose vadano abbastanza bene. Direi di sì. Io velocemente dico questo, ho visto alcune stanze, alcune sono curate nei particolari, insomma ho visto delle cose molto carine, molto romantiche, anche per passare insomma dei momenti piacevolmente, insomma in buona compagnia, sono molto belle, avete fatto si vede che c'è il tocco un po' della donna, eh? Sì, anche se devo dire che di tutta la progettazione e poi ha seguito tutti i lavori nostro padre. Ah, ecco, però poi io ho il particolare. Però che, diciamo probabilmente aveva già un'ottica, forse che con tutte donne in famiglia, quindi... Come lo capisco, come lo capisco. Allora, palazzo abbiamo detto Novello, Montichiari, esatto, va bene? Sì, certo. Allora, se volete soggiornare in un posto molto bello, anche gli esterni che Pietro Marcellino della regia ci ha fatto vedere dall'alto, dal basso, in tutte le forme, beh, insomma, venite a trovare queste signore, dite che vi mandiamo noi di Terre, Sapori e Vini. Vi aspetto per i prossimi viaggi.